Eccolo. Siamo diventati super best friend. Più amici di così non si può. E Kubfu sta pure crescendo forte e robusto. Mitico. Se le cose stanno così, allora seguitemi, cicci. Andiamo, Kub. Tararatta, tararatta. Puntini, puntini. Potevo curare i Pokémon prima di fare questa cosa. Invece no. Vado sempre dritto al punto senza... Ok, top, fermiamoci qui. Freak, Kubfu, se volete diventare ancora più forti è ora di fare un salto nel luogo dedicato all'addestramento di Kubfu. Le torri dei due pugni. Quella blu è la torre acqua. Quella rossa è la torre buio. Puoi salire solo su una. Lo stile di lotta di Kubfu, così come il suo tipo, cambierà in base a quale torre scegli. Quindi rifletti bene. Entrambe le torri hanno 5 piani, e ogni piano ti attende un temibile avversario. Ti consiglio di allenare a dovere, Kubfu, facendolo salire di livello prima di lanciarti alla conquista di una delle due torri. Puoi arrivare a entrambe le torri dei due pugni dal bosco concentrazione. Se riesci a attraversare il fiume con la bicicletta, c'è pure una scorciatoia. Non vedo l'ora che arriviate in cima a una delle torri. Ok. Quale sceglierò? Chi lo sa? Chi lo sa quale sceglierò? Allora, facciamo una cosa veloce mentre prendo tempo, così scelgo pian piano. Curo i Pokémon, anche perché penso che utilizzerò le caramelle per Kubfu per farlo arrivare al 70, perché altrimenti... Altrimenti penso che ci starebbe un po' per riposare i miei Pokémon. Allora, io intanto lo faccio salire di livello con le caramelle, che dovrei averli. Single colpo e Super Saiyan con i capelli alzati. Blu ricolpo quello alla XRL8 di Ben 10, che non conosco. Quindi se proprio devo scegliere, meglio il Super Saiyan. Ah, guardalo. Nathan non lo sa fare queste cose. Ogni volta che sali in una... Ma qui? Ma qui si potrebbe trovare Rockruff. Nathan ogni volta... Nathan intendo quello di UK Watch. Ogni volta che sale su dei gradini non ce la fa. Ma qui voglio vedere un po' chi c'è. Vabbè, Roggenrola non mi interessa. Vediamo tu chi sei. Blipbug. E... già ce l'ho. Ah, vediamo se... è un po' efficace. Era un salto super efficace. Vediamo. Vediamo com'è il nostro Kubfu. Di solito l'ho sempre switchato. Bravo, bravo. Ma io non ho visto nemmeno... Puoi usare i codici dei team, ok, infatti. Quindi prendo solamente quello che mi piace un po' di più. Quindi quello buio, ragazzi. Mi sa che scelgo quello buio. E non ho nemmeno visto la natura del mio caro Kubfu. Vabbè, alla calmenella gliel'ho data io. È possibile che la natura sia seria e neutrale come natura? Sono un po' sfigato, è per tutti neutra. È per tutti neutra o sono sfigato io? E dovevo magari soft resettare, però non l'ho fatto perché non c'avevo mai voglia. Salve! Ernia! La chiamo Ernia, ragazzi, è anche un po' inclinata, è bellissimo Ernia. Ernia. Basta. È anche un po' così, no? Quindi Ernia. Fantastico. Fantastico, Ernia. Grandi. Cioè, ho utilizzato un po' della vostra idea e è un po' modificata. Io volevo trovare Rockruff, in realtà. Credo che si possa trovare qui. Dammi questo. Muscle Banda. Cosa faceva la Muscle Banda? Non mi ricordo. Vattene via! Ed eccoci qua, ragazzi. Ci siamo riusciti. Siamo arrivati. Non mi fa nemmeno controllare in giro. Sembra un po' una referenza a Marantopoli, questa torre così. O alla torre Bellsprout. Questa è la torre buio. È riservata all'allenamento di Kubfu. Perciò devi avere in squadra solo lui per poterla affrontare.
No, quindi ho allenato sedia per nulla. Quanto tempo ho perso ad allenarlo? Gli ho dato semplicemente delle caramelle. Allora, posiamo tutti questi ganzi. Questa è la torre buio. In questo luogo, Khufu potrà apprendere tutti i segreti del tipo buio. Da livello 70 in poi potrà allenarsi senza problemi. Una volta dentro la torre, potrai uscire solo dopo che avrai battuto tutti e 5 i tuoi avversari, oppure se vieni sconfitto. Inoltre, una volta entrato in una torre, non potrai più affrontare l'altra. Vuoi salire sulla torre buio per apprendere gli arcani segreti del tipo buio? Rinunciando alla potenza del tipo acqua? Sì. Stai per affrontare la torre buio, sei sicuro di voler proseguire? No! No, vabbè, sì, dai. Sembri proprio determinato. Che la fortuna t'assista. Va bene, ragazzi, come vi dicevo, lo faccio semplicemente per una questione estetica. So che mi avete consigliato anche quello acqua per un fattore anche di competitive, ma... Ehi! Carino, carino. Cominciamo. Sapete che vi dico? Mi ricorda... Ora non vorrei dire una blasfemia quasi, ma mi ricorda un extra che abbiamo fatto su UK Watch 3, dove c'era una torre dove si doveva sfidare sempre qualcuno in ogni piano. Perdendo si doveva ricominciare, eccetera. Non so se ve lo ricordate. Comunque, seguire solo la luce impedisce di svelare l'oscurità racchiusa dentro di sé. La mia tecnica abbraccia luce e ombra, lasciati tingere dai suoi chiaroscuri. Signori, comincia la prima sfida dell'allievo del dojo. Zorua. Vabbè, diciamo. Che in realtà con i Pokémon di tipo buio, con Zuffa, dovremmo essere un po' al sicuro, visto che è solamente un Pokémon, quindi posso usare Zuffa tranquillamente. Tra poco ci sarà Inkay, che è psico buio. Ormai l'ho letto, anche se la... Sì, avete ragione, cioè hai ragione Gex, non vorrei spoiler, però l'ho letto. Pensavo di farti le scarpe, ma non sono neanche degno di allacciartele. Ok. Aeroassalto. Yes. Eccellente. Puoi procedere al piano successivo. E il primo piano è andato. E si va al secondo piano con una signorina. Salve. Il buio ti rende capace di distinguere anche il più flebile raggio di luce. Il buio non ha ombre per me. Ammira la luce abbagliante della sua forza. Ok, il buio non ha ombre. Un attimo, mi ha un po'... Eh? Scraggy! Mi ha un po' triggerato questa frase del buio non ha ombre. Allora, come hai paura di non essere in forma? Ho tutto super efficace, cioè ho sia Aerassalto che Zuffa, direi di proseguire con Zuffa. Anche se ho solamente altre 4 Zuffe. Potrei provare un Aerassalto in realtà. Solo per una questione di PP. Aia. Salve caro. Ciao Iku. Ok, non è molto efficace il suo attacco. Possiamo provare ad andare ancora con aeroassalto. Grazie mille Iku. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, ragazzi, qui su Twitch. Quindi se volete anche abbonarvi, se avete il Prime è anche gratuito, mi date un supporto, non avete le pubblicità, avete la stanza dedicata anche sul mio Discord, ogni tanto vi faccio dei regali, vi dico tutte le anteprime dei video, avete le emote e badge personalizzati, insomma cerco sempre di darvi dei rewarding. Scusate, ma il boss di questa torre non è lo stesso della torre acqua, giusto? Ah, non lo so ancora. Non lo so ancora. Comunque, continuiamo. Continuiamo. Mi piace molto questa ambientazione un po' un parecchio dojo. Lo posso curare il mio Khufu? Ok, ce la facciamo. Aveva quel minimo di lag che mi faceva ripremere di nuovo il tastino. Lo curo un po'. Vabbè, dai. Ma no, iperpozione basta. Perfetto. Mi piace un po' questa. Un bel po' questa ambientazione molto da dojo. Perché, come vi dicevo anche l'altra volta, essendo cintura nera primo dan di karate,
sono abbastanza affezionato a quest'ambiente. Avanziamo a tentoni nel cammino della vita, come vagabondi che brancolano nel buio. Il poeta! È arrivato il poeta! Anche l'esito delle sfide è avvolto nell'oscurità, ma il bello consiste proprio in questo. Il poeta, sì. È arrivato l'allievo poeta. Inkei! Eccolo qua. Vai, Kubfu! Indubbiamente. Kubfu. Allora, andiamo di aeroassalto. Andiamo comunque di aeroassalto, sì, dai. Aeroassalto. Ok, aia, notte sferza, va bene. Va bene, almeno se fa notte sferza, ci siamo. Non so se è mossa. Ah, rimane con poco. Lacerazione, va bene. Ma non ti assonnare, Kubfu. Ok. E anche Inkei. Ce lo siamo tolti. Davanti a me c'è solo il buio pesto. Ragazzi, sono davvero curioso di vederlo evolvere, perché dato che è un Pokémon particolare, non si evolve se non tramite questo evento. Spero e immagino che ci sia un qualcosa che lo faccia evolvere in una maniera anche molto bella da vedere. Possiamo procedere, andiamo. Lo devo curare ancora? Ma no, ma andiamo. Mi pentirò di questa scelta, ma andiamo. Il vento a favore della barca che lascia il porto gioca a sfavore di quella che vi fa ritorno. Poeta numero 2. Luce e ombra sono due facce della stessa medaglia. Non puoi avere l'una senza l'altra. Ok. Ok, allieva. Crocoroc. Ok. Andiamo di zuffa subito. Non so se sono più veloce, però. Forse sì, per il livello. Ah no, protezione. Aia. Aia. Mi hai fatto perdere un altro turno. Cioè un altro PP. E via. Ok. E abbiamo sconfitto. Hai capito la situazione? Hai preso il timone. Eccellente. Procedi pure all'ultimo piano. Ah, bastava che leggessi qua. C'è qualcuno che ti aspetta. Mi sa che c'è Mustard sopra. Vabbè, io ho un'altra iperpozione, gliela do per sicurezza. Pa, 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 pa. Andiamo. Pam pam pam. Oh 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 oh, ma guarda un po'. Ma guarda un po', non l'avrei mai detto. Salve. Ah ah, eccoti. Ci ha azzeccato. Lo sapevo che la torre buio ti ispirava di più dell'altra. Ah. Bravo, bravo, e bravo pure tu, Kubfu. Ok. Ora ti becchi una sfida con me, ciccio. Però stavolta mi ci metto di brutto, quindi concentrazione. I Magikarp che nuotano in acque eccessivamente cristalline non vedono il tesoro che si cela nel torbido dei fondali. Sarò io in persona a svelarti il segreto supremo del tipo buio. Nice. Ma però... con una Ultra Ball? Kubfu contro Kubfu? Attenzione. Comincia la sfida. Bisogna che faccia sul serio se voglio lottare con voi. Affina i tuoi sensi e approfitta di questa lotta per migliorare le tue abilità. Ok. Allora, ho solamente due zuffe. Ma non mi interessano. Perché ho aerassalto. Vediamo cosa fa lui. Facciamo un individua. Ok, fammi vedere un po'. Aerassalto anche lui. Aerassalto anche lui, ma mi proteggo.
E allora sarà una lotta di aereo assalto. Vai. Vai, va prima il mio. Vinciamo la speed tie. Anche se in realtà siamo... Fuoco all'energia, signori, fuoco all'energia. E si va ancora di aereo assalto. Siamo più veloci. Easy. 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 Va bene. È stato più semplice del previsto. Certo, avevo 5 livelli in più. L'avevo fatto un po' per sicurezza. Però è stato abbastanza semplice. Hai visto il pischello? Ma è proprio stupito. Stavo leggendo un po' male. Avevo letto un'altra cosa, però... Bella. Felicissimo. Ok, ok, felicissimo. Yeah. Mitico, mio caro Freak, non hai deluso le mie aspettative. Sono strabiliato da quanto sia forte ora Kubfu. Tanto tempo fa ho sottoposto Dandel alla stessa prova, era il mio pupillo. Purtroppo però, con il suo senso dell'orientamento, altro che cima, non è mai riuscito ad arrivare alla torre. Ah, ok, perché se dentro la torre si fosse perso, diciamo che... Ma veniamo al sodo, è il momento di far evolvere Kubfu. Mostragli il rotolo del buio. Va bene, andiamo. Vuoi mostrare il rotolo del buio a Kubfu e farlo evolvere? Yes. Eccolo. Ma come con l'animazione normalissima? Eccolo lì. Urshifu. Urshifu forma buio. Ok. Ma mi aspettavo qualcosa di più. Pugno tenebra. Mi sa che questa è la sua mossa peculiare, quindi gliela diamo. Allora, 80-100. Il Pokémon sfera un singolo colpo potentissimo. Massima espressione dello stile di tipo buio. Brutto colpo assicurato. Ok, abbiamo acquisito anche il tipo buio. Direi che possiamo togliere un individua. O metal testata. Facciamo un individua, dai. Ma è Kung Fu Panda. Sì, diciamo in maniera un po' più incavolata. Pam, 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 pam. Ammira e stupisci, hai davanti a te Urshifu. Sulla sua corazza si infrange anche la più resistente delle alabarde. Un Pokémon che ha raggiunto la perfezione dello stile rotto scuro. Eccolo, guarda quanto è fiero. Se penso al piccoletto che si nascondeva tutto timido dietro di me, guarda ora che colosso è diventato. Non c'è niente da fare, ogni volta che vedo qualcuno diventare più forte mi sento felice come se fosse la prima volta. E dire che di anni sul groppone ne ho. Freak, Urshifu, grazie per avermi dato questa gioia. Ok. Ah, quella era la tua massima potenza? Posto. Buon per te. Buon per te, mio caro. I tempi per che cosa? Pam 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 pam. Oh, attenzione, c'è un ritorno. Cioè, op. Mi dicono che ti stanno da fare con gli elementi qui al dojo. Ci fai tu qui? Proprio la reazione che mi aspettavo. Mi fermo qui sull'isola dell'armatura per un po' per indagare sul Dynamax. È venuto a chiedere il permesso di campeggiare sull'isola. Ma l'ha comprato il DLC Hop? Perché io l'ho dovuto comprare e non mi sembra giusto che lui possa venire qui così a gratis. È troppo uno sbatti, gli stavo dicendo che può fermarsi qui al dojo. Tranqui. Ok. Ma Sofora non è molto d'accordo.
da piccolo pure Dandel, quindi anche lui ha pagato, cioè l'hanno detto pure prima, però dico, l'ha pagato pure lui il DLC. Bella lì. Ho qualche info da darti su Shifu. In teoria Shifu c'ha il potenziale giusto per una Gigamax da paura. Il problema è che non sopporta la zuppa Max, perché i funghi Max non li può vedere neanche con il telescopio. Per fargliela bere bisogna aggiungere una cosetta che si può raccogliere sull'isola dell'armatura. E quella cosetta è... Ok. La cosa che rende la zuppa Max appena tollerabile per un Shifu ha a che fare con un Pokémon. Già che ci siete, potete mettere a cercare insieme. Ciao Star Moon. Sarebbero questi gli elementi che vi fanno fare qua? Sì. Non so bene di cosa stava parlando, ma adesso sono curioso di sapere cos'è quella cosa. Dovrebbe essere Pokémon Kung Fu che vive sui monti di una regione lontana. Nettare molto appiccicoso. Le piante. Ok. Salve ragazzi, ciao. Hai già speso 3 milioni watt? No. Ho dato a lei un bel po' di watt in realtà. Non ne potevo più di aspettarti, Frey, che lo so, mi sono perso nel bosco. Non è come al bosco Brill Labirinto, qua c'è una fa assurda, si suda un sacco. Io e Sonia ci siamo divisi il lavoro e lei è toccata una gelida landa innevata. Se potessi dare a lei un po' di questo caldo staremmo tutti e due una meraviglia. Mentre ti aspettavo mi sono informato e sembra che qua nel bosco concentrazione vivano dei Lilligant e degli Applin. Potremmo prendere un po' di nettare che piace tanto a Urshifu dai loro fiori e dai loro frutti. Cioè io ho fatto tutto il giro del bosco, in realtà... ero entrato semplicemente dall'altro ingresso. Quindi io sono arrivato dal bosco già. Op, sei proprio una cosa. Ma non ti potevi mettere in ogni ingresso così in qualsiasi entravo. Mannaggia a te. Però ho trovato Rockruff. L'evoluzione di Petini e Lilligant, il Pokémon che stiamo cercando. Ma dai. Non mi sembra molto in forma questo Petilil. È depresso. All'aria triste. Ecco cosa di strano, è ancora piccolo, che si sia perso. È triste. Sta venendo da noi a chiederci aiuto. Da hop. Non mi molla più. Non possiamo abbandonarlo qui. Ok. Allora, va bene, tu sei da questa parte. Cerchiamo di andare a prendere... Ora devo fare il giro, mannaggia. Dov'è Lilligant? Quello è un Pikachu. Mi sa che lo dovrei trovare fuori dall'erba alta. Così come abbiamo trovato quel Petilil. Non credo di doverlo cercare tra l'erba alta. Vediamo un po'. Facciamo un po' il giro. No. Ogni volta che mi giro e vedo il mio Urshifu che mi insegue, salto in aria. No. Risali. Ok. Eccolo. Come fai a dirglielo adesso? Lily? Abbiamo trovato Petilil. Gant. No, devo ritrovare Hop adesso. Ce la fa a seguirmi? Vai, andiamo. Ok. Mi sa che devo andare di qua e poi a destra. Andiamo. Su. Veloci. Non ho tempo da perdere. Sì, vado piano, non ho preso la bici perché mi sa che me la perdo per strada. Eccolo qua, non ce lo siamo persi.
Voglio un sondaggio che ha meno senso di orientamento Freck o Dandel. Beh, io l'ho trovato subito, quindi. Quindi mi sembra che tu stia dicendo una baggianata. Sei riuscito a trovare l'Illigant? Sembrano molto felici di essersi trovati, si erano persi. Dai, dateci il nettarino che serve. Ma questo è il nettare del tuo fiore, Lilligant? Tiè, per il tuo Urshifu. Non dirmi che dobbiamo cercare pure l'altro, perché direi. Arrivederci. Ok. Ma cosa assaggi? No, dobbiamo cercare l'altro. Ah. Che bello. Che bello. Ciao, ciao ragazzi. Allora, spero comunque che si trovi come poco fa l'Eplin, come il Lilligant, insomma, fuori dall'erba alta. Credo proprio di sì. Cosa sei tu? No, non c'entri niente. Ok. Dove è andato? Dov'è? Dov'è? A destra. Eccolo là. Ok. Un Applin. Beh, in caso lo proviamo pure Mix Caffè. Se volete provarlo, lo proviamo. E sull'albero si è visto dall'inquadratura di prima. Ha! Abbiamo scoperto la gravità con una mela caduta in testa. Sta rotolando via! Ma scusa, ma quanto ce n'è caduto? Ciao, Faviz. Scusami, eh. Hai detto c'è una testa un po' umida? Quindi, per metterlo nella zuppa, quanto deve essere? Tanto. In più lo provi, quindi deve essere un sacco. Si è fatto una doccia. Né il nettare dei Nilligan né quello di Applin erano abbastanza densi. Il nettare dei fiori e dei frutti è dolce, ma è poco denso. Siamo venuti nel bosco per cercare le piante che diano nettare, ma forse ci siamo sbagliati. Un venipede. E se gli diamo il nettare? Le piante producono nettare, giusto? E noi dobbiamo trovare un Pokémon in grado di usare quel nettare per produrre del miele denso. Esatto, ovviamente i Pokémon che raccolgono il nettare delle piante sono Pokémon alveare. Vespiquen. Che bello! Che bello! Ragazzi, non vedevo proprio l'ora di andare a cercare un altro Pokémon da un'altra parte. Il mio giudizio inizia a essere un po'. Mi sa che è quella, non lo so. Vediamo, un po' negativino, eh? Che dite? Dov'è l'isola esagonale? Ah no, è da quell'altra parte. No, isola Quetarnia? Però devo andare lì. Sì, ma mi sa che sono nella direzione giusta. Marco e Tarnia. Oh no, oh no, oh no. Corri, corri, corri. Ah! Corri, corri. Ah! Ah, sfuggi. Aiuto. Siamo sfuggiti, incredibile. Pazzesco. Siamo sfuggiti. Eccolo. L'unica cosa divertente è stata sfuggire a quel Sharpedo.
Da questa parte. Qui intorno ci sono dei combi. Ma di Vespi, quindi con del bombiere appiccicoso, neanche l'ombra. Ed eccolo che arriva. Il rilevatore di punti energetici che mi ha prestato Sonia ha captato qualcosa. Punta verso l'albero al centro dell'isola. Freak, dai, esaminiamo quest'albero. Non me la conta giusta. Allora, il rilevatore, quindi forse dobbiamo fare qualcosa con... Vabbè, Vespiquin, diciamo che... Rockcraft non mi serve. Sì, vabbè. Ciao, Creerib. Secondo me, se faccio dynamaxizzare Axel, la dovremmo fare. Vediamo, dai. Proviamo a dynamaxizzare Axel. Ah, ma sapete anche che cosa? Che comunque anche il livello Dynamax del mio Axel, dato che l'ho preso l'altra volta, è basso. Quindi il suo sarà molto forte in realtà. Vabbè, proviamo lo stesso. Altrimenti dovrei mettere qualcuno con il livello Dynamax più alto. Perché non agitarmi? È divertente. Esplosione. Primo turno, esplosione. Qui sono belle le divise del Dojo Master, è vero. Ancora non fa niente. Mi sa che è per il livello Dynamax. Ah, ottima scelta, Freak. Ottima scelta dynamaxizzare Axel. Adesso sì che è cambiato tutto. Adesso è cambiato davvero tutto. Vabbè. Vabbè. Non va nei raid esplosione, mi pare al 90%. L'ho capito. Diciamo che l'ho capito. Ma speriamo che non mi attacca adesso, così almeno il terzo turno glielo faccio. Ah, poi si aumenta la difesa, ecco anche perché. Comunque è semplicemente per il livello di Dynamax, secondo me. Ora andiamo con Eternatus. Oppure prima vado con sedia, vado con gli altri e poi andiamo in caso. Almeno si è fatto tutti e 3 turni di Dynamax. Bravo Axel, bravo, dai. Non posso dirti che non sia stato bravo. Proviamo Urshifu. Poi vado di sedia. Dai, in qualche modo ce la dobbiamo fare. Su. Comando scudo. Vai con l'area assalto. Bravissimo. Ancora. Contropiede, dai. Ah, proviamo pugno tenebra, è vero. Pugno tenebra. Ora me lo distrugge. Non proviamo pugno tenebra. Non lo facevo perché volevo, cioè, volevo sfruttare il super efficace. Però in effetti tra stab e tutte le varie cose, brutto colpo garantito. Sedia. Attiva le tue magie. Maronne, Spinefe, vai, uno,
e 2. Poi ti attacco. Ok. Esplosione. Tanto è finita per sedia. Dainapugno. Sedia pericolosa, esatto. Ciao Samira. Quando shotta c'ha pure... Va bene, andiamo di Eternatus, direi. Col cannone Dynamax. Vai. Sì, sì, dipende dall'attacco che fa. Se non lo utilizza fisico, è vero, non... non va. Cannone Dynamax, vai. Dai, hai voluto tu. Ora mi shotta tipo al primo turno, subito. Spero di no. Comando scudo, attenzione. Attenzione. Aumenta la difesa speciale. Vai Eternatus. Vai col cannone Dynamax. Bene bene. Ah. Ah. Pensavo facesse un po' più di danno. Ah. Ah. Fagliere un brutto colpo. Un brutto colpo, poi. Yes! Non fai più il gradasso. Esatto. Esatto. Gli urti generati dall'intensa rotta hanno fatto cadere dello strano miele dall'albero. Tutta sta cosa per il miele. Per il favo. Del miele, Max. Chi si aspettava di vedere all'improvviso un Vespiquen Dynamax? Io, quando hai detto che c'era energia qui. Per colpo, quasi svenivo. Infatti ti sei reso utilissimo. Ok. Ok. Sì, sì. Beh, sicuramente al dojo ci andremo a piedi. Vino, mi hai fatto veramente spaventare. Comunque sicuramente ci andremo a piedi, non con il volo. Ok, andiamo. Oh. Dai, voglio vedere il Gigamax di Urshifu. Miele Max. Rispetto totale. Beh, la zia pensare che non ho nemmeno dato una tetta su come trovarlo. Ok. Che vuoi tu? Scommetto che Urshifu verrà la zuppa, Max. Ci aggiungiamo il miele, Max. Ah. Ah, vuole fare una sfida... C'è il rematch. Ok. Ciao, ciao. Hai fatto una comparsa veramente strautile. Ragazzi, la utilizziamo questa zuppa Max col miele Max. Sì. Sì. E dai. Vabbè. C'hai ragione anche tu. Curiamo tutti. E via. Ciao ragazzi. Ciao Duddy. Mi sa che ci manca semplicemente di fare il Gigamax con Urshifu e battere Mustard. Sì. Diamo la Urshifu. Yes. Sì, vai, fai tutto quello che vuoi. Ok. Ragazzi, lo affrontiamo, Mustard. Se è la fine, se è l'ultima cosa da fare, direi di farla. Andiamo, Mustard. Ultima lotta. Resa dei conti. Vamos. Si comincia. Si va. Si va.
Senti un po', Ciccio, sai cosa pensavo? Anche se ci hai tirato un bel pacco presentandoti al dojo al posto di un altro, è stata una mossa troppo giusta. Sai che ti dico, zio? Che mi hai proprio fatto un favore. Una roba così mitica non mi capitava da una vita. Anche se sono un Matusa, c'è poco da fare. C'ho troppo la fissa per le lotte serie. Bella lì. Ok? Diamoci una mossa. Parte la giostra. Vamos! Torna di nuovo in versione seria, ho capito. Maestro del dojo. Nian Shao. Ok. Ok. Allora. E ora che mostrate i frutti dei vostri allenamenti. Va bene. Allora. Livello 73. Immagino che il tuo primo attacco possa essere un fake out. Però faccio lo stesso rassalto, dai. Ok, fake out. Va bene. Vediamo chi è più veloce. Zuffa. Va bene. Va bene, va bene. Abbassi un po' di difese. Vai, shottalo. Bravissimo, bravissimo Axel. Bravissimo Axel. Il primo è andato, va bene. Bene così. Prossima scelta sarà Lycanroc. Va bene. Io posso andare di Inteleon. Vai. Ma era comunque zuffa. E comunque il mio Axel credo che abbia pochissime V. Bello. Andiamo di tiro mirato. Forse siamo più veloci noi. Ok. Bravissimo. Va bene. Con Inteleon vado un po'. Pure col brutto colpo. Ok, vado un po' sul sicuro perché è un livello abbastanza alto. Va bene. E anche Lycanroc è andato. Perfetto. Ok, Luxray. Posso andare di. Potrei andare anche di Toxtricity, in realtà. Ma credo che andrò di sedia. Andrò di sedia. È tipo una frase un po' strana. Andrò di sedia. Però non credo che andrò di esplosione. Eccolo. Prepotenza. Va bene. Lotta, andiamo di Vortex Palla. Bravo con Sgranocchio. Bravo, bravo, bravo. Sgranocchia, sgranocchia. Bravissimo. 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 Non so la squadra, altrimenti avrei fatto esplosione. Ottimo. Mi sa che faccio esplosione. Dai, faccio esplosione, dai. Faccio esplosione. Faccio esplosione, vabbè. Sfine ferrate. Torso l'elmo. Puff! Explosion! Sbam! Ok. Addio sedia, è stato bello. È stato bello. Ok. E adesso devo metterlo io per primo. Potrei mettere Inteleon perché ha retromarcia. Metto Inteleon che ha retromarcia. Corviknight. Va bene. Va bene. Oh no, non possiamo mangiare le bacche per l'agitazione. Allora, facciamo così, faccio retromarcia. Ok, non gli fa niente, ma. Forse metterei Toxtricity. Metterei forse Toxtricity.
Perché Axel non è messo benissimo. Avrebbe fuoco carica, però non è messo benissimo. Andiamo ai Toxtricity. Tipo veleno contro il tipo acciaio. Però è anche... Eccolo lì, schermo luce. Aia. Va bene. Andiamo comunque... Andiamo di elettrococcola? No, forse lo shot. No, non saprei. Non so se lo shot o meno con un overdrive. Vabbè dai, lo provo e basta. Vediamolo subito. E infatti non lo shot. Non lo shot. Dovevo fare elettrococcola così magari mi evitavo questa mossa. Con un full para. Chi lo sa. Secondo overdrive. Ci sono due tipi di Toxtricity. Sì, dipende se non sbaglio dalla natura. Ok. Il mio è quello della storia, non ho Pokémon competitivi su questo gioco. Commo-O. Allora, Commo-O. Per Commo-O io proverei di nuovo con Axel. Proverei a fare una cosa. Provo con Axel e vado prima di Trespolo. Dimmi il numero da 1 a 62. 54. Proverei con Trespolo. Se riesce a resistere bene. Se no, sarebbe comunque un Axel andato. Ok. Clamor Squame. Non è cambiato moltissimo, devo dire, Va bene, proviamo un aeroassalto e poi diamo un bel saluto al nostro Axel che ha fatto un ottimo lavoro. Davvero un ottimo lavoro. Diamo squame. E via, va bene. Ok. Sapete cosa faccio? Lui sta facendo sempre clamor squame, vero? Me la gioco un po' strana così. Drake, non agitarti. Drake, non agitarti. Vado così. E andiamo di Zacian. Dragofonia. No. 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 È rimasto tipo con uno di vita. Io gli farei uno sgranocchio. È rimasto con uno. Vai, sgranocchia. Aia, è più veloce così. Aia. Uno sgranocchietto da uno di vita. Non me l'aspettavo questa. Urshifu. Dai, facciamo Urshifu contro Urshifu. Dai, facciamo Urshifu contro Urshifu. Urshifu contro Urshifu. E ora lo facciamo gigamaxizzare. Urshifu's Battle. Spero sia l'altro Urshifu. Dovrebbe essere l'altro. Dynamax. Dynajet. La lotta tra gli Urshifu. Vai Urshifu. Gigamaxizzati. Che bestia. Che bestione!
Immagino che lo gigamazzizzi anche lui. Bello anche lui. Dai, sono tutti e due molto belli, eh. E si combatte per la gloria. Dynajet. Non gli fa tantissimo, ma credo che un terzo di vita gliel'abbiamo tolta. Ciao caro. E lui va di Dynapugno. Certo, perché sono buio. Usci. Pure brutto colpo però, eh. Eh sì. Ah vabbè, ma provo anche io la mossa peculiare adesso che mi fa... C'ho gli avanzi però, c'ho gli avanzi. Mi fa brutto colpo sicuro anche io, giusto? Dai, facciamo giga singo colpo. Anche se è poco efficace. Giga single colpo. Wow. Ok. Anche se... Va bene. Va bene. Vabbè, il suo Urshifu me le ha date tantissimo. Ci voleva sedia qui. Ci voleva sedia. Ma ragazzi, io andrei di... Ho un Zacian, giusto per tankarlo, perché credo gli sia rimasto l'ultimo turno. Ah sì. Toxtricity me lo terrei dopo, in caso. Ma esplosione... Non saprei. Direi di fare... Boh, un taglio maestoso? Un spada solenne che ha un effetto normale? Ma sì, dai. Devo solamente tankarlo per questo turno. No, mio caro. No, non resisto, mi sa. Giga pluricolpo. Bello, bello. Molto, molto bello. Molto, molto bello. E il fatto che uno dei due abbia il tipo buio non aiuta. Doveva finire. Ah, ok, finito. Toxtricity me lo tengo per ultimo, non si sa mai. In teoria dovremmo forse riuscirci per una questione di livelli anche qua. Proviamo comunque con un tiro mirato. Ok. Ok. Beh. Prendere quello d'acqua credo che ti dia un vantaggio notevole. Perché ti dà la mossa... Non so se... No, forse quella peculiare non so se è d'acqua in realtà. Però comunque c'hai delle mosse di tipo lotta contro l'avversario che è anche buio e quindi è super efficace. Quindi sì. Congratulazioni. Ottimo. Sì, Toxtricity non l'ho messo alla fine perché ho pensato... Magari è una lotta scriptata e rimane Gigamax fino alla fine... Gli rosicchio qualche punto vita e poi provo con overdrive finale. In realtà dopo tre turni ovviamente è tornato normale. Ho perso nonostante abbia fatto così sul serio che più sul serio non si può. Come si può dire in questi casi, l'allievo ha superato il maestro. Va bene. Card della Lega Pokémon. No, abbiamo lottato senza pubblico? Non c'era nessuno? No. No, c'eravate, avete visto che ho vinto. Avete visto che ho vinto, eh? Bravi, bravi, bravi. Potevano lasciarlo là dietro che rispondeva ai complimenti. Ma c'è anche lei. Beh, insomma, dovrei farti complimenti. Beh, spiacente, non te li farò, non c'è proprio nulla da festeggiare. Però lo ammetto, mi sono proprio tolta un pezzo dallo stomaco. Se sei così forte a battere il maestro, vuol dire che contro di te non avevo proprio speranze. Ok.
Ma davvero? Ma sentilo che nervi. Mi fa piacere che te ne rendi conto. Bella raga, con questa finisce la prova segreta del Dojo Master. Eccolo che torna quello di sempre. Senti Ciccio. Ah sì, sì, mi ispiro. Quale momento? Quale momento? Cosa vorresti dire? Cosa vorresti dire con essere pronti quando arriverà il momento? Ma a parte queste... Fine, davvero? Aia! Aia! No, sì, cioè... Oddio, ormai me l'aspettavo che era il finale perché c'era questa lotta, eccetera. Però... Devo dire che l'abbiamo finito praticamente in due sere. Sì. Prova limitata. Ah... C'è anche qualcos'altro. Va bene, c'è allora ancora qualcos'altro. Qualche piccola altra cosa, immagino. Però abbiamo finito. Abbiamo finito il DLC. Bravo Axel, sei stato molto bravo. Abbiamo finito il DLC, ragazzi.